Ciao scienziati! Ciao scienziate! Io sono Molly. Io sono Smermolina. Io sono Perfettina. E questa è Scienza Divertente! Pronte per un nuovo video unboxing! Lo sapete ragazzi, Quercetti ci ha mandato un nuovo gioco! Wow! Siete pronte? Sì! Sì. Ve lo faccio vedere? Sì! Non sbirciare, hai scoperto dove mi nascondo? Oggi abbiamo con noi Rami Code! Allora aspettate, guardate innanzitutto che bella scala! È gigante! È gigante! Allora, questo qui se non sbaglio fa parte dei giochi STEM, quindi Science, Technology, Engineering, Art and Math. Quindi tutte queste materie credo molto che siamo molto interessanti. Lo apriamo? No, aspettate aspetta. Che serve la forbice perché c'è un pezzettino di scotch qui dietro. Ma hai detto il codice dello scotch. Allora, eccoci qui. Un pochino di scotch, qui, aspettate, non aspettate, ferma. Aspetta un secondo, siete pronte? Sì. Partenza? Via! Come via? Pronte partenza? Scienza! Scienza! Ecco qui Rami Code! Allora si presenta quindi ragazzi a questa tavoletta diciamo con tutte delle biglie e delle levette. Un secondo che la tiriamo fuori dalla scatola. C'è pure questo. C'è anche quello, il foglietto delle istruzioni. Allora, spostiamo la scatola. Quindi nella scatola ragazzi c'è il vero Rami Code, questo qui che adesso vi spieghiamo a che cosa serve e le istruzioni. A che cosa serve Rami Code secondo voi? Ci mangiamo un panino con Rami Code? No. Rami Code è un gioco fantastico per avvicinare i ragazzi al mondo del coding tramite il sistema binario, perché come vedete, allora... Qui ci sono i numeri da che numero questo è? 0, 1, 2, 3, fino a 15. Fino a 15. In queste caselline qui che si muovono, che numeri vedete? 0 e 1. Bravissima! Zero. Infatti il sistema binario usa soltanto come numeri del sistema decimale lo 0 e l'1. Nel foglietto delle istruzioni vi spiegano benissimo, in modo semplicissimo, come funziona il sistema binario. Perché i computer ragionano, secondo voi, i computer pensano, ragionano e fanno cose tramite il sistema binario oppure tramite gli unicorni? Tramite il sistema binario. Esatto! Quindi ci aiuta a capire un po' come ragiona un computer, va bene? Vogliamo provare a capire che cosa dobbiamo fare con questo gioco? Allora, questo lo mettiamo dopo perché è a livello super difficile. Allora, mamma mia, per giocare, siamo più comode se tiriamo su le levette che stanno qui dietro. Quali? Oh, wow! Qui. Ragazzi, io vi lascio giocare. Eccoci ragazzi, allora vi piace questo Rami Code? Sì, ovviamente sì. Dobbiamo cercare di mandare le palline nel giusto binario. Oh, che avete mandato? La pallina di che colore era? Al 13. Perché il 13 di che colore è? Viola! Bravissime! E come avete fatto? Abbiamo spostato le levette. Ok. Allora, ora c'è questo. Rosa. Dobbiamo fare il rosa. L'otto. Allora... Di qua dobbiamo togliere questo. Aspetta. No, questo. Così. Ok. Così. Ok, avete liberato la strada. E così. Sì. Brava. Quindi aspettate, dove la mandate quella rosa? All'8. Vediamo se ce la fate. Sì. Bravissime. Adesso quella verde al 7. Allora, questa è difficile, il passaggio. Attenzione sopra, Bravi. E fa. Bravissime. No, qui lo dobbiamo bloccare. Qui si va a bloccare. Vabbè. Vale. Guardate bene dove la dovete mandare. Al 7. Guardate un po'. Aspetta, Rianna. Partite dal verde. Aspetta, no, ecco. C'è questa strada qui che era bloccata così. Ok. C'è questa strada qui. Ari, dobbiamo liberare qui. Brave. Bravissime! Ma ragazzi, ma siete fortissime! Vedete che si modificano questi numeri. Praticamente, loro sono prese a giocare. Comunque, la combinazione di questi numeri corrisponde in codice binario, in sistema binario, al numero decimale che è sotto. Va bene.
No! Mannaggia! Allora, che bisogna fare quando si sbaglia? Dobbiamo prendere reset. Guardate che succede se spostiamo reset, le palline scendono giù. Via, via, fino a qui. No! No, qui. Rientrate qui dentro. Ok, sono rientrate. Allora, il giallo a 12 o a 4? 12. Meglio 12. Allora, intanto allora, dobbiamo spostare 12, questo. Dobbiamo spostare questo di qua. Ok? Fino a... qui. Perfettina, qui. Quindi fa questo... Ecco, l'ho visto. Allora, questo quindi va... Ok, no, aspetta. Sono presissime, non voglio quasi disturbarle. Ok. Sì! Vabbè ragazze, ma siete bravissime! Vai, via, Diana. 13. 13 o 5? 13. Allora, qui 13 e dopo la seconda 5. Quindi, no, non avremo questo. Ok. E dopo come la prima? Va bene. Oddio. Sì! Adesso... A 5. Allora, ovviamente noi ci dobbiamo allenare tantissimo perché c'è un livello super difficile, ve lo spiego ragazze. Sì. Fare tutto al buio. No. Possiamo solo far vedere come funziona. Allora, mettete questa pallina. Bravissime. Allora, ci proviamo. Aspetta, facciamone una. Le palline. Ci proviamo. No, va bene, quelle lasciale. Allora. Proviamoci. Allora, ovviamente qui è una cosa un po' difficilina. Questa forse ci riuscite dopo averci giocato tanto, perché imparate bene il codice binario. Tramite questo potete provare a capire dove finisce. Allora, aspetta, lo so, l'ho fatto, vai. Aspetta, questo via. Lo so. Allora, quindi quella pallina fucsia dove finisce? Ah, ok, sì. Ecco, si state barando, che vi possono. Dai, vabbè, non voglio fare con questo. Dai, no, mettilo, perché lo so. Facciamo una prova. Non è possibile. Dov'è finita? Ah, aspetta, voglio pure questo. Ci hai indovinato. Ferme un secondo, ferme. Quindi, che succede? Che leva non spostare lì, Se la pallina... fucsia è finita al 9, significa che il 9 in codice binario corrisponde a 1 0 1 0. Sto spostando per l'altro percorso. Ok, la rosa, andatela. Ok, quindi l'8 secondo voi com'è in codice binario? Ferma, non li spostare. 0. No, 1, si inizia da 0 0 0. Esatto, quindi 1 0 0 0 corrisponde al numero 8. Vediamo del sistema decimale. Qual è? Tanto questo spostiamo così. Poi dobbiamo spostare questo di qui. Va bene. E andiamo a vedere se abbiamo fatto giusto. Sì! Bravi! Quindi è 0 0 0 1. Oh, allora, fatemi ritornare tra di voi. Va bene, siccome quindi questo gioco vi è piaciuto? Ovviamente! Perché lo faccio. Allora. Percetti non ne sbaglia una, ragazzi. Va bene. Io continuo a giocare. Io vi ricordo di mettere un bel like al video, di iscrivervi al canale, così non perdete neanche uno dei nostri video unboxing e di tutti i nostri esperimenti scientifici. La cosa più importante di tutte. Pronti? Partenza! Scienza!